Sì, fa capire che queste immagini arrivano da Matera e proprio dal Pala Sassi, organizzato da Biagio Tralli, va in scena il titolo mondiale Waco di full contact, categoria di peso 62 kg e 200, tra Giuseppe Di Cuglia del team Biagio Tralli contro Vasily Zaitsev del team Nikolai Rusanov. Marco Pacor è l'arbitro centrale, commento tecnico affidato a Fabrizio Spanu, mentre Daniele Casagrande sincronizzazione e assistenza tecnica. Ecco, proprio avete visto l'ingresso di Vasily Zaitsev, mentre al centro del ring abbiamo visto anche Donato Milano, che è il nuovo presidente della federazione. 62 kg e 200, Fabrizio, rappresentano un titolo piuttosto interessante. Ricordiamo anche che Di Cuglia, allenato da Biagio Tralli, come abbiamo detto, sarà all'angolo rosso, è stato campione italiano dal 2008 al 2014, atleta della nazionale dal 2010 ad oggi, è stato medaglia d'argento ai campionati europei Waco di Atene in Grecia nel 2010, argento alla Coppa del Mondo Waco a Rimini nel 2011, medaglia di bronzo ai campionati mondiali Waco in Turchia nel 2013 ed è stato anche campione mondiale KL di full contact a Monceau-les-Mines in Francia, categoria 64 e 500, lo scorso 1 marzo. Ma di fronte avrà un avversario particolarmente duro, Vasily Zaitsev, nato a Mosca, classe 86, allenato da Nikolai Rusanov, campione russo nel 2008, nel 2009, 2012 e 2014, campione europeo nel 2008 e nel 2012, campione del mondo nel 2012 ed è stato anche campione, è stato finalista del campionato mondiale del 2013. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata, Fabrizio. E ora gli inni nazionali. Appena ascoltato l'inno russo, adesso l'inno di Mameli. Per l'inno di Mameli. Yeah.
adesso può cominciare davvero il match dopo questa sorta di anche di preparazione psicologica, possiamo dire. Che cosa ti aspetti da questo match, Fabrizio, in particolare? Beh, intanto Andrea, un match vero, un mondiale difficile per Di Cuia, che però veramente potrebbe coronare il sogno di una carriera in questa serata. Non sarà un match assolutamente facile né scontato, mi aspetto grande spettacolo e ottima tecnica, match di full contact come potete vedere, pugni e calci consentiti al di sopra della cintura, no ginocchio e no clinch, inteso come afferrare l'avversario e trattenerlo. Subito a scambiare duro con questi calci al corpo tutti e due gli atleti. Taglia bene il ring Di Cuia, che vuole tenere alle corde il suo avversario. Pregevole spazzata ora di Cuia, che fa perdere l'equilibrio al suo avversario. E va ora a colpire anche con un pesante calcio al corpo di Cuia, un middle kick. Cerca di lavorare con delle finte, Zaitsev ora. Questa prima ripresa, una prima ripresa sostanzialmente di studio, hanno assaggiato le capacità tecniche i due atleti. Andiamo a vedere questa fase del replay. E c'è il primo scambio duro in cui Di Cuia cerca di incrociare bene il russo. Ora vediamo al centro del ring. Sono impostati molto bene stilisticamente, ma vedete che c'è sempre questa sorta di equilibrio. Sempre molto attento l'italiano, ricordiamo, con i pantaloncini gialli. Cercato ora la spazzata di Cuia, fatto però stavolta buona guardia Zaitsev, che non si è fatto sorprendere. E si chiude anche questa seconda ripresa. Seconda ripresa
anche questa è decisamente incerta. Entrambi non si stanno ancora esponendo più di tanto, lavorano l'indispensabile, ma ancora si è visto poco. Era iniziato bene con un bel incrocio il secondo round. Cercato ora un bellissimo calcio girato di Guia, ottimo gesto tecnico il suo, parzialmente assorbito da Zaitsev che comunque rimane sempre molto guardingo. Sta cercando di impostare l'azione di Guia, ma il russo concede poco, pochi spazi, è molto freddo, molto determinato ovviamente a non concedere spazi. Credo che qualcosa in più lo debbano cercare entrambi gli atleti, ma col pugilato, perché dalla distanza non si aprono varchi interessanti, almeno fino a questa fase del match. Ed è buona ora l'azione di Guia, che però si espone ovviamente all'assalto, poi al colpo di rimessa di Zaitsev, che mostra anche un ottimo pugilato, e si chiude anche questa ripresa. Terza ripresa che mi sento di assegnare un po' più per di Guia, per aver cercato anche di più l'iniziativa. Entriamo ora nella quarta ripresa. Siamo nel vivo ormai del match, qualcuno dei due ora deve assolutamente, a mio parere, prendere un rischio in più e cercare di portare più risultati, più verso il proprio angolo. Non può ovviamente il match continuare a rimanere comunque così in bilico, perché ovviamente poi più si va avanti più può diventare pericoloso, basta una ripresa per vincere chiaramente, una ripresa in vantaggio intendo dire. Di Guia mostra sempre un'ottima iniziativa, ha cercato nuovamente la spazzata e ora con un po' di mestiere si sbilancia anche andando indietro. Bene però l'impostazione da parte dell'italiano Fabrizio, che è sempre molto attento, guarda anche la guardia come è composta, come mantiene proprio l'assetto. Buono era il tentativo di gancio e anche il colpo tirato da Di Guia. Cerca di mettere più pressione Zaitsev, che però va fuori misura con questo gancio, ed è qui che ne deve approfittare Di Guia. Bellissimo ora anche il calcio girato che va sul bersaglio grosso del russo. Non si deve girare però. Di Guia molto comunque onesto il suo avversario, che non ha colpito quando era girato. Sta cercando ora di chiudere gli spazi a Di Guia, Zaitsev, perché vuole ovviamente aggredire l'italiano, che però riesce a girare bene sulle corde e rimanere comunque sempre a centro ring. E si chiude anche questa quarta ripresa, una quarta ripresa per Di Guia, almeno sul mio personale cartellino.
Bravo, saetta bene Di Cuia, sposta sempre l'attenzione rispetto al suo avversario, molto intelligente Di Cuia. Zetsiev mostra ogni tanto sprazzi di iniziativa, però è Di Cuia che riesce a gestirli sempre bene, sta girando bene sulle corde, rimette bene con il pugilato e con i colpi di gambe. Ora frana su di lui però Zaitsev, deve fare attenzione con la testa, fa bene Marco Pacor, arbitro internazionale, ovviamente a redarguirlo. Fuori misura ora con questo tentativo di calcio al volto Zaitsev, e rimbuona invece l'azione di Di Cuia che rimette con un bel middle kick che riesce a entrare nella guardia del russo. E si chiude anche questa ripresa. Ripresa a mio parere equilibrata, sì. Colpito qui Zaitsev, come vedete dalla regia, però non credo che sia bastato per fargli ottenere la ripresa, una ripresa sostanzialmente equilibrata. Entriamo ora nella sesta ripresa. Non è un match facile. No, assolutamente, un match molto tirato. Come avete potuto vedere anche Paolo Liberati presente a questo gala, gran campione del passato di full contact. Cerca di chiamare ora Di Cuia, di invitare il suo avversario a colpire. Ha capito Di Cuia che ovviamente fare sempre l'azione sì, paga e può portare un risultato, ma se il russo non si espone un po' di più difficilmente si riuscirà ad accumulare un vantaggio consistente. Bello scambio ora di gambe tra i due. Nessuno dei due ha forzato troppo il colpo. Vediamo come Di Cuia cerchi di entrare bene con il pugilato. È veramente bravo a uscire dalle corde. E ora è buono il destro di Di Cuia. Si infiamma per un attimo ora il pubblico, perché ha visto il campione ovviamente riuscire a mettere in difficoltà Zaitsev con questo pugilato. Ha delle schivate fulmine. Va a colpire con queste artigliate da gatto Di Cuia. Non da riferimenti peraltro a Zaitsev, che appare molto ben impostato anche pugilisticamente, ma in maniera molto molto più tradizionale, mentre Di Cuia riesce comunque a sgusciare via e a non farsi inquadrare. E si chiude anche la sesta ripresa. Bravo Di Cuia perché non riesce a diciamo così a subire il maggiore statura da parte del russo. E guarda, proprio grazie alla grande mobilità ovviamente di gambe Di Cuia e all'eccellente preparazione atletica non si fa inquadrare dal russo e riesce sempre a lavorare su tutte le distanze, ma soprattutto sulle varie altezze. Anche qui è uscito benissimo dall'azione
di Zaitsev, è riuscito a rientrare a centro ring riportando il match in totale equilibrio. Bellissimo ora questo calcio girato di Diguglia che viene doppiato nuovamente. Sta dando spettacolo ora Diguglia in questa ripresa, parzialmente a segno con i colpi, ora addirittura afferrata alla testa da parte di Zaitsev perché è arrivato un colpo sotto la cintura, diciamo un po' basso sulla coscia, involontario ovviamente da parte di Diguglia. Inizia a forzare un pochino i colpi anche Zaitsev, ma riprende la sua azione di Cuglia. Scambio durissimo, non deve di Cuglia accettare questi scambi per una durata troppo lunga perché ovviamente va a perdere in allungo rispetto a Zaitsev e rischia quindi di subire quasi sempre un colpo in più, almeno con le gambe. Invece mostrerà un ottimo colpo d'occhio nell'uscire da queste situazioni. Ora per una frazione veramente di secondo non è riuscita a incrociare Zaitsev. E andiamo ora anche alla fine della settima ripresa, entriamo nell'ottavo round. Direi che in questo momento è in vantaggio di Cuglia. Personalmente sì, assegno anch'io un vantaggio a Di Cuglia. E ora cerca l'iniziativa di pugilato e chiude poi con le gambe di Cuglia. Ottima ora la schivata che lo riporta a centro ring, schivata di tronco davvero pregevole. Comunque il russo è sempre mobile, Fabrizio. Mobile meno preciso però di Diguglia, che non dà riferimenti, diciamo che anche grazie all'abilità ovviamente di Diguglia che non riesce ad imporre Zaitsev un'azione d'attacco valida. Ora però non deve sentirsi troppo sicuro di cui fa bene subito a ritirare sulle braccia e cercare di rispondere, perché per un secondo Zaitsev aveva trovato il volto di Cuglia con un paio di jab e potevano peggiorare le cose. Ora va a vuoto col gancio ma rimette subito benissimo con un calcio girato e si chiude anche questa ripresa. Ripresa un po' più equilibrata. Entriamo ora nella nona ripresa. Non ci sono stati sino a questo momento, Fabrizio, dei colpi devastanti, particolarmente forti, però è un match molto tecnico e del resto non ce lo possiamo aspettare, ma dobbiamo ammirare appunto il grande stile di Cuglia, compostissimo, che non ha mai avuto uno sbilanciamento. Cerca un po' più di fantasia ora il russo, come vedete cambia anche guardia.
prova a tagliare il ring a Di Cuia, che però gira sempre bene. Guarda qui con che agilità riesce a mandare fuori misura il suo avversario. Incrociato ora molto bene dal gancio sinistro Zaitsev, ed è questo il momento di svolta del match a mio parere, proprio perché qui si è esposto un attimo il russo e Di Cuia ha colto l'occasione centrandolo. Attenzione. E lo centra nuovamente. Attento però Fabrizio, perché hai visto che il russo ha dato un sinistro maligno a Di Cuia. Assolutamente, come abbiamo detto il russo non sta certo qui a fare la comparsa, tutt'altro, cerca ovviamente di vincere il match, però mi è sembrato veramente valido l'attacco di Di Cuia con quel gancio all'inizio della ripresa, più valido di quelli che ha proposto il russo, che però ora cerca di imbrigliarlo in questa sorta di clinch alle corde. Con grande savoir-faire invece riesce a uscire Di Cuia e si riporta subito qui, cerca ora il calcio girato, bella soluzione stilistica, non andata però a segno in maniera efficace. Quello è un ottimo calcio, ma bisogna impostarlo sul controtempo, e si chiude anche questo round. In questo momento quanto vantaggio ha? E questo è l'incrocio, sì, di cui prima parlavamo. Eccolo, bam, un bel gancio sinistro a segno sulla tempia del russo di Zaitsev. Decimo round. Di Cuia, credo, guarda, personalmente credo che abbia un vantaggio di un paio di tre riprese almeno, a mio parere sono per Di Cuia, le altre sicuramente un po' più pari, ma comunque sia è andato in crescendo Di Cuia e ha colto le occasioni che gli sono state concesse, molto poche a dire il vero da parte di Zaitsev, che è parso sempre molto guardingo finora e non ha ceduto molto. Ottima l'azione da parte, sì, di Di Cuia. Continua l'azione dei due, Di Cuia sempre molto guardingo, esce bene dalle schivate. Zaitsev non sta mostrando di avere a mio parere qualcosa in più in questo match, quindi riesce comunque a gestirlo bene Di Cuia, e si chiude anche questa ripresa. Direi che Di Cuia sta consolidando il vantaggio, Fabrizio, ma è ancora un match molto duro, bisogna essere ancora molto cauti nell'esprimere un giudizio. Vedete i bei colpi allungati da Di Cuia, che ha cercato più volte con il destro di impensierire Zaitsev. Entriamo ora nell'undicesima ripresa. Qui adesso deve accelerare il russo, se vuole recuperare deve accelerare. Di Cuia ha mostrato anche di avere un ottimo gancio sinistro, tra l'altro, che lancia con un ottimo scatto di gambe, quindi riesce comunque a colmare anche il gap di altezza che c'è con Russo, e riesce poi a combinare bene con questi middle kick che vanno quasi sempre a segno. Ora bellissimo il pugilato e ha fatto volare i colpi di Cuia, doppiato il jab diretti poi a seguire nuovamente, ora a segno nella guardia di Zaitsev, che apre le braccia come per far capire all'arbitro che il colpo non è arrivato, ma così non è invece.
ora però cerca di rispondere. Adesso deve inventare qualcosa il russo, non può andare avanti soltanto in fase di attesa o di rimessa. È chiaro che si sta giocando un mondiale. Gira bene sulle corde ora Di Cuglia, non si fa chiudere gli angoli dal russo che ci sta provando comunque in tutti i modi, e credo che russo voglia prima entrare ovviamente in una misura per lui confortevole dal quale poi scaricare i suoi colpi d'attacco, ma si chiude questa undicesima ripresa. Ed è qui l'attacco di pugilato di Di Cuglia che ha tentato con i diretti di impensierire Zaitsev. Però non è ancora un match finito, Fabrizio. Attenzione, perché Zaitsev non ha dimostrato di avere grandissimi colpi, ma capacità di reazione, quello sì, ha sempre pugni velenosi. Assolutamente sì. Entriamo ora nella dodicesima e ultima ripresa di questo titolo mondiale Waco Pro del peso 62-200 tra Di Cuglia Giuseppe del team Biagio Tralli contro Vasily Zaitsev del team Nikolaj Rusanov. Sui nostri personali cartellini il vantaggio è ora per Di Cuglia, credo che Vasily Zaitsev sì, lo sappia e cercherà il tutto per tutto in quest'ultima ripresa. Cercato ora di colpire un controtempo Zaitsev, fatto buona guardia Di Cuglia. Ottima la schivata ora di Di Cuglia, che rimette invece e cerca di rientrare mettendo alle corde Zaitsev. Non deve però aprire troppo la guardia perché rischia di essere incrociato dai colpi di pugno di russo. È un match comunque difficile e centrato ora Zaitsev da un bel montante. Di Cuglia dice che meriterebbe il conteggio questa azione, l'arbitro però è di diverso avviso. Sì, assolutamente, era un colpo comunque a segno al bersaglio grosso, ma non aveva ovviamente bisogno di essere contato. Zaitsev, come vedete, in ottima forma, non ha sentito assolutamente il colpo che c'è stato ed è stato comunque preciso. E ci avviciniamo, Andrea, alla fine di questo titolo mondiale che si appresta a terminare ora, ultimi sprazzi, ed è così e finisce il match. Credo che non ci sia, Andrea, non ci siano dubbi, ha vinto nettamente Di Cuglia. Aspettiamo ovviamente il verdetto dei giudici. Vediamo. Questo momento di grande soddisfazione. 116 a 119. Vince il titolo di campione del mondo. Lo dicevo, magari adesso avere quei nastri dorati addosso, la pelle sudata, va bene che è un momento di gloria, uno non capisce molto, però insomma non è proprio così piacevole. Però poi così molto è, sportivamente, Andrea, spesso, vedete, Di Cuglia va a sollevare. Spesso accade, ed è una bella vittoria per Di Cuglia che si aggiudica il titolo mondiale. E vince meritatamente. Sì.
la soddisfazione e le congratulazioni di Donato Milano, del presidente, a tutto lo staff sia di Liguria sia di Zaitsev. E ora viene cinturato Liguria. Nuovo campione del mondo, Giuseppe Liguria. Bene, termina questa prima parte di Kickboxing Città dei Sassi. Tra poco la seconda parte con degli incontri validi per le selezioni elite.